Si è chiuso a Sant'Antioco il ciclo di assemblee organizzate nei vari comuni della provincia dall'Associazione Artigiani e Commercianti Liberi. I prossimi appuntamenti saranno nelle sedi istituzionali, dove si dovrà giocare la vera partita per il rilancio del territorio. L'assemblea, che si è tenuta nel piazzale del Porticello Turistico, è stata aperta dalla proiezione del cortometraggio L'Assedio, girato da un artigiano di Sant'Antioco che in pratica racconta vicissitudini e difficoltà di un imprenditore alle prese con prestiti bancari e sovvenzioni varie da parte di Stato e Regione. Oggi siamo qua a Sant'Antioco perché abbiamo una serie di riunioni, un elenco di riunioni da rispettare. Allora, diciamo che Sant'Antioco potrebbe essere la rampa di lancio per l'economia del Sulcis. Non possiamo ormai più puntare a studi di settore, moratorie, stati di crisi che ormai sono stati presentati, diciamo, dalla nostra giunta regionale al governo. Però sarebbe, secondo me, una situazione che vive nel mondo delle favole. Quindi il movimento ha deciso in questa serie di riunioni di organizzare e soprattutto strutturarlo il movimento. Deve crescere, creare numero soprattutto. Allora, per quanto riguarda il resto, noi puntiamo adesso molto sul discorso che dei punti più importanti sono ottenere una zona franca. Adesso vediamo un po' come si imposteranno le situazioni. Che sarebbe, e poi il rilancio del porto di Sant'Antioco, che secondo me è la chiave per il rilancio dell'economia del Sulcis Iglesiente, visto e considerato che è la zona, diciamo, considerata più povera d'Italia, con un tasso di disoccupazione più elevato in Europa. Quindi noi abbiamo un patrimonio non indifferente, un patrimonio culturale non indifferente, diciamo, nel Sulcis Iglesiente, a partire da Sant'Antioco, che offre ad esempio storia, che potrebbero essere come le catacombe, la chiesa, il Tofet. E a seguire ci potrebbe essere anche, ad esempio, non so, le miniere di Porto Flavia, che sono sempre nel territorio del Sulcis Iglesiente. E poi alla manifestazione ha partecipato anche il comitato No Radar Cittadino, un'alleanza inedita che intende trovare un comune denominatore per le lotte da intraprendere per il territorio, sia per il lavoro che per la sicurezza in ambiente. Oggi insieme l'associazione Non Radar e le partite IVA. Ecco, un'unione che cosa può sviluppare in questa protesta che comunque è comune un po' a tutta il nostro territorio? Beh, sicuramente una protesta per lo sviluppo in se stesso del territorio, visto che in ogni caso il Sulcis è la provincia più povera in Europa e oltre a non avere degli investimenti per lo sviluppo, se vogliono investire dei soldi, parecchi soldi per questi radar militari, nuove strutture militari che si aggiungono agli altri. Oltretutto abbiamo un poligono qua molto vicino che è Teulada e soldi invece che essere spesi per lo sviluppo del territorio vengono spesi in opere che non hanno nessun beneficio per il cittadino, per le comunità. Abbiamo deciso appunto di fare questa manifestazione assieme proprio per dare il nostro disappunto a tutto quello che sta succedendo in questo momento nel nostro territorio. Sì, certamente è una unione insolita, però che potrebbe dare dei benefici, dei risultati. Beh, insolita non so, comunque sia siamo tutti dei cittadini che ci sentiamo offesi da quello che fanno le amministrazioni, cioè non le amministrazioni ma la politica regionale, che non ci dà una voce, non ci vuole ascoltare. Passano dei tempi tanto lunghi, molte volte gli si deve rincorrere anche per avere solo una piccola risposta. Ora da poco si è pronunciata la regione e ha dato finalmente un dissenso per questi radar. Però anche i commercianti hanno dovuto combattere non poco per avere delle risposte. Non è sicuramente la prima di manifestazione e non penso che sia neanche l'ultima. Quella di Sant'Antioco è stata una riunione dove gli imprenditori e i commercianti liberi, prima che sia troppo tardi, hanno esternato ancora una volta preoccupazioni, speranze e richiesta di intervento di provincia e regione. Ovviamente la speranza è l'ultima a morire, ma ci sono possibilità che questa lotta possa poi alla fine diventare vincente?
questa lotta può diventare vincente se si mira, se la politica riesce a mirare allo sviluppo, se si riescono a studiare dei piani di sviluppo, cioè utilizzando quello che è il turismo, quello che è il mare, utilizzando quella che è la nostra montagna, sì, ci può essere una salvezza. Se noi non ci guardiamo intorno e non riusciamo a capire che dobbiamo prendere ad oggetto praticamente quelli che sono le cose che la natura ci sta offrendo, non stiamo riuscendo a fare niente e non ci sarà neanche la speranza. Una cosa molto importante, una proposta che noi abbiamo fatto alla Regione è quella praticamente di utilizzare la montagna. Noi stiamo importando praticamente il pellet e la legna dall'Australia, dalla Transilvania. Abbiamo chiesto come mai non possiamo utilizzare la macchia mediterranea, ripulirla bene, fare una bellissima pulizia per arrivare praticamente a creare tantissimi posti di lavoro. Sarebbe una fabbrica naturale senza precedenti. Diciamo anche se si tratta di artigianato, mettere in mano, insomma, come ti improvvisare?